È il tuo primo Pride? Sì. È il primo con la distanza di sicurezza. Mi sono dovuta fare questa mascherina perché ho detto di andare al Pride con stile, no? Non sfiliamo sul lungomare, ma c'è Piazza del Plebiscito che ci accoglie, colorata e rainbow. Napoli c'è sempre, questo è il primo gay pride, il primo pride in Europa a scendere in piazza dopo il lockdown. È il primo con la distanza di sicurezza. È giusto? Si può dire da etero? Si può dire da... Combattere per chi ha meno diritti di noi e chi viene discriminato. Mi sono dovuta fare questa mascherina perché ho detto di andare al Pride con stile, no? Allora, molte persone dicono che ormai il Pride è diventato una cosa quasi carnevalesca, però io penso che sia importante scendere in piazza per, diciamo, anche comunque fare onore a tutte le persone che continuano a morire ancora oggi, per semplicemente essere loro stessi. C'era bisogno comunque di riscendere in piazza perché fondamentalmente oltre alla pandemia c'è sempre mancanza di diritti in questo paese. Molto differente, estremamente differente da tutto ciò che riguardava il Pride. Il Gay Pride è qualcosa di più di una semplice manifestazione allegra e colorata e divertente. È il tuo primo Pride? Sì. È stato divertentissimo, anche perché sì, era il primo e poi perché alla fine non ci sono state tutte queste barriere, anzi eravamo più vicini del solito, senso figurato. Oggi rivendichiamo in piazza il fatto che in questo paese c'è bisogno di una legge contro l'omotransfobia e chiediamo alla Regione Campania di approvare finalmente una legge ferma da 3 anni nelle commissioni parlamentari. Ora, subito, perché in questo momento abbiamo paura che il vero conto della crisi venga scaricato sulle fasce più fragili della popolazione. È un po' movimentato, però bello comunque, devo dire la verità, è stato bello. Era necessario, sì, siamo tutti d'accordo che era necessario farlo. Cioè, provare comunque a farlo, sì. Immagine di voglia di vivere, di lottare per i diritti, allora, di riprendersi spazi, del coraggio, senza superficialità, perché i tempi che viviamo sono complessi, ma Napoli punta sulla gioia di vivere, sulla voglia di abbracciarsi nuovamente.